Quello che abbiamo detto a tutti, almeno a tutti, sono Michele, benvenuti sul mio canale, continuiamo con Final Fantasy XVI. Andiamo un po'. Metto di continuo. Continuo. Appena capitale sta. Dobbiamo andare da qua all'ifuccio. Guarda come sei conciata. Sei messa peggio di questo posto. E questo lo chiami prendersi più cura di te stessa? Basta con le scuse, Vostra Signoria. Ti ordino di riposare. Bene. Riposerò. Sta tranquillo. È in buone mani. Ma non avremmo dovuto lasciare che finisse in quelle di Yugo, quando ancora le aveva. La domanda è... dove si trova ora? E che stavano facendo quei realisti? Ci ho pensato per tutto il viaggio di ritorno. Forse Otto può aiutarci. Gli parlerò. E io parlerò a Biblio. Il saggio? Di cosa? Per prima cosa del tuo fedele Secugio. Se ci sono mai stati altri amici a quattro zampe come lui, Biblio avrà letto qualcosa in merito. Ma quello che voglio sapere è cosa succederà adesso. Torgal ci ha salvato le chiappe, certo, ma non vorrei che facesse la fine di Jill. Giusto. Dimmi se scopri qualcosa. Certo. Lo stesso vale per te, eh? Jill. Ascolta Taria. Lo farò. Grazie. Fulmina Cilseri. Se non sbaglio abbiamo pure il potere di Yoko. Ah, potere del danno. A posto, allora, qua c'è sta qualcosa da fare. No. Non tutti i nobili se la sono cavata. Bucca e i suoi si sono divertiti alla grande. Quei piccoletti ne hanno combinato. Ma andiamo pure da Fabbro, vediamo se... c'è qualcosa. Andiamo qua. Beh, non startene lì imparato. Spada di platino. È quasi regalato, lo sai? Dice che è alla ricerca di libri su Torgal. Sì, lo so. È bello rivederti, Clive. Ci sono delle note che potrebbero interessarti. Ho trovato qualcosa di speciale. Veloce. Se hai una domanda per me, sarò felice di rispondere. Sempre il benvenuto, Clive. Si può modificare qualche arma.
Che ti serve? Forgio qualcosa per te. Non un capolavoro, ma può andare. Non hai la roba, mi fai perdere tempo. Finito? Non è. Vediamo una spada dove sta. Abilito? Una spada. Andiamo a Pallagotto e vediamo cosa c'è da lì. Dobbiamo fare. Sei qui per un'altra delle mie lezioni? Come posso aiutarti oggi? Ho qui tutti i dettagli. È bene conoscere il proprio posto nel mondo. La lezione di oggi è terminata. Otto. È un buon momento. Uno come un altro. Come sta Jill? È stata meglio. Taria si assicurerà che riposi a dovere. Bene. Notizie sulle attività di Kupka? Vivian cerca di seguire le sue tracce. Ma gli elementi che ha sono pochi. Abbiamo inviato dei gufi agli spezzamaledizioni e agli altri amici a ovest chiedendo loro di tenere d'occhio i movimenti insoliti. Nessuna pista. Ma è questione di tempo. Bene. Fammi sapere che scoprite. Eccolo lì! Allora, Clive? Sempre impegnato a salvare il mondo? Mid. Quando sei tornata? Poco fa. Che ne è dei tuoi studi? Rimandati. Visto che la figlia di sì ha invaso Rosaria. Tutta Canberra in subbuglio per lui. È impazzito, è fuori controllo, i prossimi saremo noi. Prova tu a concentrarti in un tale caos. Va bene, mi arrendo. E quanto rimarrai questa volta? Non so, per un po', credo. Comunque, già che sono qui, ti vorrei chiedere un favore. Mid, non puoi aspettarti che io... Ti prego, accontentala. Mentre saremo impegnati a rintracciare Kupka, tu avrai del tempo libero. Professoressa! Da quanto non vedevo questa faccia? Come mai non sei incollata a un tomo polveroso? Era così, finché non ho udito un familiare cinguettio. La tua esuberanza è sempre una ventata d'aria fresca che riesce tutte le volte a spazzare via il mio ultimo barlume di concentrazione. Lo prenderò come un complimento. Beh, Clive, hai sentito Vivian? Ci vediamo in magazzino quando hai finito. Ehi, aspetta! Ventata d'aria fresca. Più un uragano, direi. Ehi, Otto, ce li hai i miei gill? Eh? Ma di che parli? Il mio compenso per aver accompagnato Meat ha detto che avresti pagato tu. Ma quella piccola... Il magazzino, eh? Mi chiedo che cosa abbia in mente Meat. Non è meglio se ti riposi un po', sì. Senza fretta. Ho avuto da fare, Mid. Verrò al punto. Quella stanza diventerà come il laboratorio che avevo da mio padre. Mid, ma sei appena tornata. E? È già da un po' che ci penso. Papà diceva che ero un bravo ingegnere.
mi ha insegnato quello che sapeva e mi ha mandata nel camera a imparare il resto. Era il suo sogno, che sfruttassi i miei studi per il bene della causa. Ma se sono a scuola, chi aiuto? Basta con gli studi. È ora di mettermi all'opera. Io so di poter aiutare queste persone e voglio farlo. Bene, bene, bene. Sid sarebbe fiero di te. D'accordo. Dirò a Otto che resterai qui. Lo sapevo! Per questo, ecco una lista di lavoretti. Per me? Certo! Che cosa vuoi che faccia? Mi servono equipaggiamenti e materiali, per prima cosa. I progetti di ciò che mi serve e i materiali che mi occorrono. Al resto ci penserò io. Mi serve solo un benefattore che mi procuri tutto. Tranne il legname. Mi servirà un carpentiere, ma posso usare i vostri. È tutto qui? Per ora. Ti dirò se mi serve altro. Che ben comincio. Da dove inizio? Materiali e attrezzi. Quindi Caron e Blackthorn. Allora, Black... Oh no. Non scendere di qua. Questa volta Sid mozzerà la testa a Cucca. Sei nato a Rosalith, vero? Sarà stata dura per te. No, sei... A che punto siamo? Ci siamo quasi. Devo solo inchiodare queste assi. Allora, Blackthorn sta qua. Blackthorn, hai da fare? Tu che ne dici? Ho un piccolo ordine per te, Damid. Le servono alcuni attrezzi. Li puoi forgiare? Per la miseria. E che cosa vuole costruire? Un'aeronave? Glieli porterò io. Quando li avrò finiti. Se ci riesco. Ti ringrazio. E anche Mid, scommetto. Ma dobbiamo andare qua. Mi chiedevo dove fossi finito. Mid è tornato dal Camber. L'hai vista? Sì, poco fa. Intende aprire un laboratorio nel magazzino e vuole che le compri alcuni materiali. Ecco la lista. Pensi di potermi procurare tutto? Tutto qui. Non sarei un mercante se non potessi. Perfetto. Per il pagamento? Già pagato. Quello che ha fatto la ragazza vale 100 volte tanto. Se non fosse per i suoi filtri, berremmo solo acqua della piaga, il che ci avrebbe prosciugato la vita molto tempo fa. Sì, è vero. Manderò la roba a Mid appena arriverà. Grazie, Caron. Resta solo il carpentiere. Forse Bardolf è libero. Carpentiere gioco. Oh, dobbiamo scendere. Sì, sì. Un po' d'olio per questo affare. Dovrebbe bastare. Come va, Mastro Sid? Bardolf, Mid vuole allestire un laboratorio. Le serve l'aiuto di un abile carpentiere. E così ho pensato a te. Mi piacerebbe aiutare la signorina come posso, ma temo di essere fin troppo impegnato a tenere in piedi questo posto. Ci sono buchi da riparare ovunque e se non li chiudo finiremo per affondare tutti in acqua. Dedicherei volentieri a Mid il tempo che mi avanza, ma la triste verità è che non ne ho. Ah, capisco. Ma non devo per forza essere io. Che ne dici di quell'altro? Sai, quel tizio che sta al rifugio di Marta. Bernard, no? Lo conosco.
E in più sostiene la causa. Chiederò a Martha i suoi servizi. Grazie, Bardolf. È il minimo che possa fare. Vabbè, ma dobbiamo andare là. Allora, mappa. No. Mappa. Dove sta? Martha sta qua. Rifugio di Martha. Clive, cosa ti porta al mio rifugio? Casa nostra avrebbe bisogno di un carpentiere in più. Mi chiedevo se potessi prestarmi Bernard per un po'. Se lui vuole, certo. Siamo amici qui. Grazie, Martha. Sai dove trovarlo? È andato a Cressida per fare affari. Non so perché, però. Sono solo rovine. Da quel che so, deve essere ancora lì. Andrò a cercarlo. C'è nella rovina di Cress. Dove sta? Qua. Rovina di Cress. Ambrosia. Vola, Ambrosia. Di qua no. Destinazione alla vicinanza. Ah, l'uomo che mi ha salvato la vita. Cosa ti porta in un posto simile? Tu, Bernard. Martha mi ha detto che eri qui. Ho una proposta per te. Ah, ma davvero? Ci vediamo che vuole venire, alle funci. Creare un laboratorio? Ah, di certo è meglio che inchiodare assi ai ponti. E... se a Martha non dispiace che mi... Io... Ma certo. Quella che vedi è Cressida, la mia casa. Le tombe dei miei genitori si trovano lì. Speravo di andare da loro. Ho anche sistemato il ponte per arrivarci. Ma tu... Direi che... Allora, fammi vedere. Ci vorrà molto. No. Oh. Sai cosa fai? Torgal, uccidi! Va, Torgal! Qui! Attacca! Sai cosa fare?
sai cosa fare. Ma no. Sai cosa fare? Vai. Attacca. Ora Thorgal. Morti. Sai cosa fare? Qui. Sai cosa fare? Hai perso. Morti. Cavolo, muore. A posto. Ecco fatto. Ah, li hai eliminati in fretta? Ti ringrazio. I miei genitori potranno riposare in pace. Da quanto tempo il villaggio è abbandonato? È cominciato tutto dopo la caduta del Ducato. Tra la piaga e gli imperiali. È stato un disastro. L'ultimo carro se n'è andato quasi un decennio fa. Il tempo le ha fatto male. È una rovina. Non è la Cressida che ricordo. Mi spiace. Ma il passato è passato. Per quanto sia stato bello, dirò una preghiera per chi mi ha cresciuto e andrò al tuo rifugio. Ci vediamo. A posto. Ma possiamo tornare da... Ora la lista di Mid è conclusa. Mid. Meglio tornare prima. Torniamo. Qua. Bene, Clive. Tutto fatto? Certo. Ho comunicato i tuoi ordini e un carpentiere di nome Bernard arriverà dal rifugio di Marta. Fantastico! Ti ringrazio. Per caso... ti serve qualcos'altro? No. Blackthorn e Lady Caron hanno già mandato tutto e ho già disegnato tutti i progetti. Appena arriva Bernard, incominceremo. Non vedo l'ora! Sono completa, abbiamo fatto. Per oggi ho fatto abbastanza. Vediamo come sta Jill. Non è meglio se ti riposi un po', sì? Missione secondaria qua. Sai cosa? Non nuocere. Quei piccolettini hanno combinato un'altra. Hai un momento, Sid. È scomparsa una squadra di spezza maledizioni vicino a Piana Nord. Quale squadra? Quella di Cole. Dovevano liberare dei portatori. Si stavano preparando. Nel caos uno spezza maledizioni è riuscito a inviare uno Stolas. Dovevano essere di ritorno ormai, ma inizio a temere ricchi. Sanno che è un lavoro pericoloso. Ma sono sicuro che stanno bene. E se fossero tutti morti per prima di farli uscire, ricordo sempre loro per... Ma non ho mai pensato... Apposta. Andrò a cercarli io. Saremo tutti più tranquilli, sapendoli al sicuro.
Grazie, Sid. Il piano era intercettare lo... Sarà sufficiente. Peso del comando. Ehi, di che mormorano tutti? Non lo sai, è tornata Mid. Ah, Clive. Taria, come sta Jill? In ripresa, ma le serve ancora riposo. Ma certo. Prenditi cura di lei. Farò il possibile. Ah, Gav ti cercava. Voleva mostrarti qualcosa alle librerie. Librerie? Ah, giusto. Voleva saperne di più su Torgal. Forse avrà novità. Questo cavolo. Sembri uno che porta i regni gemelli sulle sue spalle. Taria mi ha incaricato di rimuovere il marchio di uno spezza maledizioni. Non penso di ho paura di cosa accadrebbe se vale davvero. Non devi chiederlo a me. Spero quanto te che un fardello di cui liberarsi. L'operazione sarà pericolosa. Lo so, ma... Ne sono certo. Purtroppo la prima cosa da fare è cosa impossibile. Ma... Dimmi andiamo. Cosa ti... Ci andrai tu? Nessuno. E... A posto. Fatto la missione secondaria. Parliamo con Cavallo. Facciamo prima questa missione seconda. Allora. Qua. Trovare il fiume è stato facile. Ora tocca a Lerbe. Va, Torgal! Morti! Oh, yeah. Vai! Attacca! Qui! Sai cosa fare? Vai! Wow! Ah, stanno qua lei. Questa è l'unica pianta nei paraggi dai fiori blu. Speriamo che sia lei. Dovrebbe bastare a rifornire l'infermeria. Allora, andiamo a fare una questa. Schiavisti non si curano più di Piano Nord ora che i nobili sono fuggiti. Azienda l'erbero cerca un gruppo di un nido di drago. Del drago. Bello vederti tutto intero. Più o meno. Sid, se posso chiedere, cosa ci fai qui? Doris mi manda a cercarvi. Non ha avuto più notizie dalla... Ho inviato un messo alla dama a Piana Nord. Ieri sarebbero dovute giungere nostre notizie al rifugio. Beh, ormai sono qui. Mi pare che abbiate lì... Soltanto alcuni. Voglio aiutarli, Sid. Hai preso la decisione giù. I goblin... Tu hai già di che occuparti. Ah, ti prego. Non lo permetto. Grazie. Mi ringrazia... No. Cercano di entrare nel campo. Morti. Oh, no. Oh, no.
Chi sei? Un amico. Ci sono altri. Perché non siete fuggiti con gli altri? Perché scappare? Un amore? Forse. Ma libertà, sicurezza. Sid. Non era troppo tardi allora, grazie al cielo. Quest'uomo ha rischiato la vita per voi, per darvi una seconda occasione. Va bene, fate di noi ciò che volete. Quel che faremo è portarvi in salvo. Dopo starà a voi. Le vostre vite ora vi appartengono. Puoi lasciare il resto a noi, Sid. Riporteremo tutti al rifugio. Grazie. Dirò... Sid, bentornato. Se avessi aspettato un altro po', o forse no. Cole e gli altri sono sani e salvi. No, è tutta fortuna.
Che razza di capo manda i suoi incontro al... Dovevo invitare a una maggiore cautela. Abbiamo fatto lo stesso giuramento, Doris. È bello vederti sano e salvo, Cole. Con tutto il rispetto, noi spezza maledizioni non rischiamo la vita perché ce lo ordini. Lo facciamo perché crediamo nella nostra causa. Chi nutre dei dubbi non si unisce a noi. Lo garantisce l'agonia della rimozione del marchio. Sappiamo bene il coraggio che richiede. Cole, io non ho mai dubitato del tuo coraggio. Soltanto della mia capacità di farne buon uso. Grazie della tua fiducia. Non sono sicura di meritarla. A volte mi chiedo se preferirei rischiare la vita con gli altri piuttosto che chiedergli di farlo. Lo sarai. Se ne completa. Allora qua dobbiamo andare in infermeria. Spero tu non abbia... Consegna. No, il solito. Oh, sì. È questa. E più di quanto mi aspettassi. Ci riuscirai. Grazie. Scusa. Il marchio è basta... Persino... vabbè. È dura per gli... Lavorano nell'ombra. Eppure i vol... A posto. Il giorno in cui ho deciso di assumere il nome di Sid, Daria mi ha rimosso il marchio. Mi ricordo, poco dopo essere arrivati qui, gran parte dei medicinali che Taria aveva recuperato dalle macerie del vecchio rifugio era stata usata per curare i feriti. Ti aveva implorato di aspettare che le nostre scorte di antalgici venissero rifornite. All'epoca la procedura era ancora più pericolosa. Soltanto pochi l'avevano affrontata. Doris, Kul, un paio di altri spezza maledizioni. E coloro che non sono più tra noi, che sono morti durante la procedura, non andava sottovalutata. Lo so, ma era una cosa che dovevo fare se volevo assumere il nome di Sid. Lui era in prima linea e non avrebbe mai chiesto a nessuno di correre un rischio che lui non era disposto a correre, pur sapendo che avrebbe rischiato la vita. Non muoverti, Clive! Non muoverti! Sapevo che sarebbe stato doloroso e rischioso. E avevo paura. Ma sapevo anche che se non avessi superato quella paura e quel dolore, non mi sarei mai potuto chiamare Sid. Non lo sapevo. Tutti vogliamo rimuovere il marchio. Ma è una decisione che prendiamo noi. Di nostra volontà. Rodrigue. Il tuo lavoro non è facile. È naturale per un paziente... Grazie. A posto, fatto una missione completa. Comando di livello. Tornassi così presto. Tutto tuo. Tutto a suo tempo, A posto, non andiamo di qua. Andiamo da qua. Cioè, mi salva prima. Salva prima. Oh,
Quei piccoletti ne hanno combinata un'altra. Jill era bianca come un cencio. No, un poco di... Allora, vediamo. Forgio qualcosa per te. Macina. Frammento di terra. Durerà un bel po', vedrai. Rinforzo. Modestia a parte, davvero niente male. Portami i materiali e ci no, se non c'è stato materiale niente. Sei qui per affari o per piacere? Andiamo. Allora, compra. Fila via adesso. Ma a posto. Parla con Gabbana in breve. Sta qua. Clive, ma dove sei stato? Io volevo chiederti una cosa su Torgal. Dove l'hai trovato? Cioè, la prima volta, dico. Mio padre l'ha portato da una spedizione nei territori settentrionali. Attraversavano un campo innevato, hanno udito il suo pianto e... non vedendo il branco l'hanno preso con loro. Tu che ne pensi, Biblio? Tutto questo avvalora la mia teoria. Clive, io suppongo che Torgal non sia un semplice segugio, bensì un raro lupo dei ghiacci, un animale selvaggio originario dell'estremo nord di Valistea. In uno dei nostri vecchi bestiari, tempo fa lessi di un lupo dei ghiacci che faceva da guardiano per un'antica regina del nord, e la sua padronanza dell'etere era tale da poter lanciare magie a comando. Il suo nome era Fenrir. Fenrir. Il lupo dei ghiacci Fenrir. Ora, negli annali non è riportato chiaramente, ma io ho motivo di credere che tale regina fosse una dominante di Shiva, una ragazza settentrionale e il suo fedele segugio. Una si risveglia come la dominante di Shiva, mentre l'altro... Dunque è Jill ad aver dato a Torgal i suoi poteri. Che cosa? Come Fenrir. Per tutti è il mio segugio. Ma lui e Jill sono sempre stati inseparabili. È cresciuto come fedele compagno della dominante di Shiva. E anni dopo si è risvegliato il potere. Quando la sua padrona aveva più bisogno di lui. Hai ragione. Se non fosse stato Torgal a mandare quei bastardi all'altro mondo... Jill ci sarebbe rimasta. Giusto. Però il potere di Torgal è suo soltanto. È il suo retaggio di lupo dei ghiacci. Andava solo sbloccato. Ah, ma guardati, Torgal. Sei anche migliore di quanto pensassimo. Per quanto riguarda il tuo cruccio iniziale, non temere per la salute di Torgal. Insomma, mangia quanto un behemoth. Proprio stamattina l'ho trovato con il muso in mezzo alle mie noci. Eccoti qua! Ti ho cercato ovunque! C'è Bernard! Presentamelo così iniziamo a lavorare. Torno tra un attimo. E ma che vuole, beh? Ah, devo fare il laboratorio, no? Non è magnifico? Lo è. Ce l'ho fatta grazie a te. E grazie agli altri. Prometto che ti ripagherò. Lavorerò senza sosta per tutti voi, a partire da ora. Oh, vedrai. Realizzerò delle meraviglie mai viste prima d'ora.
e presto le ammirerò. Ora che questa è fatta, mi chiedo se Vivian abbia qualche novità su Kupka. Ah, Vivian. Vorrei tanto poter aiutare. Credo che aspetterò che Meg si assenti per visitare il suo sotterraneo. Mi sento molto meglio, grazie alle cure di Taria. Ma lei insiste che io riposi. Come procede la caccia a Kupka? Gli stiamo girando intorno. Abbiamo svariati avvistamenti di strani soldati in luoghi inaspettati, ma ancora niente di definitivo. Se solo fossimo sicuri della strada che ha preso da Rosalith. Bene. Avanti così. Sei l'unica che può risolvere questo enigma. Attenderò tutto il tempo necessario. Sì, ma non me lo muore perso, no. Come? Qui? Perché? È forse un problema? Sai, Clive, credo che tu non abbia la pietà che contraddistingueva tuo padre. I tuoi sudditi vivrebbero sicuramente nella paura. Su questo non hai niente da temere. Non rivendicherò il trono. È un vero sollievo? Ehi, hey Clive, hai un minuto? Abbiamo un ospite. Un ospite? Chi è Astor? Oh, è un piacere, col senno di poi. Zio Byron. Clive, ragazzo mio! Apri una botte e accendi i forni, è arrivato il tuo zio preferito! E fratte. Fonte già, sai che è impero di San Morec. Ma sai che ho capito. Ma qua dove sta la mamma di Chloe? A quanto pare il governo dalmechiano vuole la pace. Come gli rispondiamo? Se sono disposti ad ammettere le loro colpe, non vedo motivo di rifiutare. Tuttavia, siamo costretti a chiedere considerevoli riparazioni. Le scorte di Sponde Gemelle sono tutt'altro che illimitate. Già, e abbiamo più bocche da sfamare. Faremo in modo che i Dalmec svuotino le loro tesorerie per noi. Naturalmente non sarebbe mai stato possibile senza il vostro intervento, Principe Olivier. Invero dubito che noi saremmo riusciti a trovare il coraggio di trattare con il possente titano, né di riuscire a convincerlo con l'arguzia. L'impero vi è assai debitore. Che la benedizione dei cristalli sia con voi, vostra altezza. Che la benedizione dei cristalli sia con voi. Molto bene. Ora, per quanto riguarda l'esatto momento in cui i Dalmec ritireranno le loro truppe... Il fuoco di Dion li eliminerebbe in pochi istanti. Gli uomini del pugno resteranno fino alla stipula del trattato di pace.
Quindi teniamo aperte le negoziazioni. Diamogli il tempo di radunare tutto l'oro e i gioielli possibili. E quando ci daranno quello che chiediamo, che valore avrà? Un pezzo di carta. Vostra radiosità, se il principe Dion si schierasse, è probabile che il nemico invierebbe il proprio dominante. È naturale che Sua Altezza prevarrebbe, ma ci sarebbero gravi perdite da entrambe. Non dovete temere, Yugo Kupka. È impegnato sul fronte occidentale. Se anche i Dalmec lo chiamassero, non arriverebbe in tempo. Devo dire che mi piacerebbe davvero tanto vedere uno scontro tra Bahamut e Titan. Ma non avverrà. E cosa dite dei vostri sudditi, radiosità? Se gli scontri raggiungessero la città, sarebbero gli abitanti a pagare. Ci saranno delle perdite, è vero. Ma per ogni cittadino caduto, ne nascerà un altro. Per ogni casa bruciata, un'altra risorgerà. L'impero andrà avanti. Dion? Sì, sire. Pronto alla battaglia. Ma sire. Non intendo ripetermi di nuovo. Fa ritorno al campo e attendi gli ordini. Se così desiderate, radiosità, partirò immediatamente. Che Grigor ti perdoni. Cosa profetizzano gli astrologi? Le stelle concordano, vostra radiosità. Sul principe Dion grava l'ombra del tradimento. Quindi le storie di Annabella erano vere. Mi deludi, Dion. Ma che diavolo ci fa qui, zio Byron? C'è solo un modo per scoprirlo. Andiamo dallo zio, vediamo che vuoi. Parla con padre. Non c'è mai un attimo di pace qui. Allora, vediamo un po'. Blinda 700. Salva. Salva. Ma che cazzo. Salvemo. Post.
Zio Byron, no? Ah, mio carissimo nipote, quanto mi sei mancato. Come hai trovato questo posto, zio? Grazie all'interessamento del giovane Sir Wade. Sai, è davvero un uomo di grande valore. E lo sei anche tu, ho saputo. I guardiani e i prigionieri liberati narrano di quanto siano state eroiche le tue gesta a Rosalith. Per questo sono venuto, per apprendere tutta la verità sulla questione. Per separare i fatti dalla finzione, per così dire. Collaboravi con i guardiani della fiamma per evacuare gli abitanti verso Porto Isolde? In realtà sì, è così. In tal caso ho delle domande. Andiamo, seguimi, zio. Volentieri. Ah, ehi tu! Ci sono 2000 talenti d'oro in quei bauli. Assicurati che vengano versati a mio nipote, d'accordo? 2000? E purtroppo temo che questo sia tutto quel che so. Una flotta che va a sud oltre Porto Isolde. Davvero molto interessante. Mi dispiace tanto di non sapervi dire qualcosa in più. Neanche sapevo che fosse stato mio nipote a infliggere il colpo decisivo. Che ne pensi, Vivian? Quel che io penso è che con queste novità sulla flotta dalmechiana e i recenti rapporti sui movimenti dei realisti, finalmente abbiamo tra le mani l'ultimo pezzo del puzzle. Venite, vi faccio vedere. Lascio vedere dove sta qui. Sappiamo che le forze di Kupka sono entrate a Rosaria attraverso la costa indifesa. Possiamo dire lo stesso dei tuoi ospiti di Walud. Di certo la sua flotta reale è nota per la sua efficacia nel portare i cavalieri da un campo di battaglia all'altro. E con Line Harrier, il galeone nero, può vantare una nave altrettanto veloce e temuta tanto quanto la leggendaria cavalleria dell'impero. Un'ammiraglia adatta a una terra divisa, la cui presenza navale è cruciale per le sue ambizioni oltre Cineria. Quindi sì, possiamo supporre con sicurezza che i realisti siano entrati a Rosaria dal mare. Pertanto, se tu volessi garantire la sopravvivenza di Titano, dove lo porteresti? Probabilmente a Zanna di Drago, dove c'è abbastanza etere per invocare la magia in grado di curarne le ferite. Ma non richiederebbe un arduo viaggio intorno al Capo Sud? Ipotizziamo che i realisti siano sbarcati con l'idea di rapire Kupka da sotto il vostro stesso naso. Che sia davvero questo il loro piano? Caricarlo su una delle navi con bandiera repubblicana avvistate di fronte alle coste di Porto Isolde? Passare settimane in mare, venendo sballottati dalle onde in continuazione, mettendo inutilmente a rischio la sua vita? No. Vorrebbe dire la morte di Titano, e le fedeli creature di Kupka lo impedirebbero. Quindi qual era il piano dei nostri amici waludiani? Dai rapporti non si sono diretti verso la costa, ma verso il deserto. Tagliando attraverso il Velcroi, viaggiando leggeri, riporterebbero Titano nel suo letto giorni prima rispetto all'arrivo in porto di un galeone. In pratica sono stati i realisti, non i repubblicani, ad assicurare il rientro in sicurezza di Hugo Kupka. Potrei quasi scommetterci la tua testa. Allora sono stati i waludiani a portare via quel miserabile. Adesso che ci penso, in effetti c'era qualcosa di strano in quelle navi che ho visto. Gli uomini sembravano sconsolati, erano quasi in lutto. Come se credessero, o fossero stati indotti a credere, che il loro signore fosse morto. Avete una mente davvero acuta, Lord Rosfield. E tu hai la tua risposta. Per trovare Kupka dovrai seguire la pista dei realisti attraverso il Velcroi. Potrà essere anche una pista vecchia, ma come si dice nella Repubblica, tutte le strade portano a Zanna di Drago. Permettimi di accompagnarti per un pezzo di strada. Guarda caso, avevo in programma di viaggiare nel Canver per affari subito dopo questa visita.
La zanna sarebbe solo una piccola deviazione. Lieto della compagnia. Permetti che mi prepari. Vado a dire cosa abbiamo scoperto e dove stiamo andando. D'accordo, ma fai in fretta, ragazzo. Il tempo non aspetta. Mid ha finito di allestire il suo laboratorio, pare. Con una mano da parte di Sid, ovvio. Otto. Kupka e Azzanna di Drago. Partirò prima del tramonto. Non vorrai andare da solo, vero? Tranquillo. Non sto andando lì per distruggere il cristallo madre. Voglio solo la testa di Kupka. Non correrò alcun rischio. Promesso. Intorno alla Zanna le terre sono feudo personale di Kupka. Se dovessi avere problemi, allora chiedi di Rusena Dalimil, chiamata anche la lepre del deserto. Chi sarebbe? Una vecchia conoscenza di Sid. Sua e soltanto sua. So solo il suo nome e che si incontravano nella locanda di Dalimil. Non abbiamo notizie dalla morte di Sid. Ma chissà, forse il nuovo Sid potrebbe portarla di nuovo nelle nostre file. Grazie. Lo terrò a mente. Allora, tuo zio che cosa farà? Voglio dire, è il benvenuto, certo, ma... Non devi preoccuparti. Lui verrà con me. Oh, grazie al fondatore. Gav, Otto, lascio il comando a voi qui. Puoi contare su di noi. Bene, zio. Sono pronto a partire. Andiamo? Ma certo! Partiamo per un'incredibile avventura! Allora, grazie a tutti di essere stati qui con me. Buonanotte.